Ciao a tutti ragazzi, bentornati su IM Casa, io sono Andrea e oggi sono qua in compagnia di Fabio Attanasio per parlare un attimo delle sue passioni e di lui. Benvenuto Fabio. Grazie Andrea, ciao a tutti. Allora, per chi ancora non conoscesse Fabio, mi piacerebbe definirlo uno studioso e cultore di tutto ciò che è bello e in particolar modo, come tu ci insegni, di quella che è l'alta sartoria e autore di questo libro uscito anche da poco. Fabio, per questa intervista ti metto un po' alla prova, anche se in realtà metti tu alla prova me. Ho scelto di portare un paio di scarpe. Lucidiamoli insieme mentre facciamo due chiacchiere, Vai, va vai, va bene. bene? E, io ti ho conosciuto come tantissimi di noi, ovviamente da Instagram, dal blog all'inizio di Bespoke Dudes, che poi è diventato un progetto enorme. Volevo chiederti una cosa che io riscontro spesso. Quanta differenza trovi che ci sia tra vivere le esperienze che comunque vivi e racconti e raccontarle? Beh, allora, oggi con i social media, diciamo, è un po' più facile raccontare le esperienze che si vivono, ovviamente. Poi, dipende, bisogna sempre essere bravi nel creare una sorta di, limite tra, ciò che vuoi mostrare sui social e Certo. ciò che non vuoi mostrare. Perché? Perché i social creano una sorta di ossessione verso la condivisione. Quindi più ovviamente è una macchina studiata per far crescere l'utente, più contenuti l'utente Certo, diciamo, pubblica. inserisce, pubblica, eccetera. Quindi bisogna stare molto attenti a, come appunto dicevo un attimo fa, a decidere qual è il limite, ecco, di condivisione. Io ho scelto di condividere tutto ciò che riguarda le mie passioni, quindi dalla sartoria, l'orologeria, viaggi, eccetera, e cerco di farlo, come dire, dando un servizio ai miei lettori, cioè informandoli su quello che è il mondo della sartoria, cercando di dare un valore aggiunto, perché molti non sanno proprio oggi valutare un abito del sarto. Ricordo infatti Quindi un tuo bellissimo intervento da Vitale Barberis in occasione sulle di. differenze, sì, Bello, ed è un però. po' quello di cui poi ho parlato nel mio libro, no? Scent of Tailoring, profumo di sartoria, mette a confronto le scuole italiane sartoriali con quelle spagnole, quindi sia con un confronto all'interno dell'Italia stessa che poi con le scuole spagnole da Madrid, Barcellona, le Asturie. Quindi insomma questo è un po' il culmine, se vogliamo, il punto d'arrivo di 8 anni, anzi 9 anni di viaggi all'interno, cioè tra le sartorie, pensa Caspita. che ne ho visitate più di 150. In 9 anni e quindi volevo, essendo nato digitale, volevo concretizzare, mettere come dire in un prodotto tangibile la conoscenza di questi sarti. Ok. Quindi, perché ognuno ha il suo modo di concepire la giacca, no? E questo è un po' anche il fascino, così Sì, che si come riconosce in orologeria, nell'orologeria, esatto, esatto. ognuno ha la sua identità. Allo stesso modo la giacca milanese ha un'identità, se esiste una Ricordo, giacca ricordo. milanese, che è diversa da quella fiorentina, da quella napoletana, e quindi Certo. e ogni sartoria, i bravi sarti, i maestri sarti, devono essere capaci proprio di fare questo, di creare un'identità nella loro giacca, Allora secondo capisco me. perché questa passione sia nata anche dall'altro lato. Esatto, Beh, direi. esattamente. Senti, tu sei partito in che anno? Io ricordo che appunto tu hai scritto per testate, nel senso hai scritto veramente Sì. tanto, oltre che studiato, Sì. Nel ovviamente. Sei partito in che anno con questa avventura? 2012, dopo la laurea in Bocconi, ho deciso di, diciamo, aprire questo sito in cui non c'è stato, diciamo, dietro il sito non c'è stato un business plan, una ricerca di Ok. mercato come probabilmente farei oggi prima di lanciare qualcosa. Infatti. È stato veramente frutto di un desiderio troppo forte per essere ignorato, cioè una passione troppo grande per lasciarla, per diciamo, rilegarla al hobby, no? Alla categoria di Certo, hobby. certo. Quindi io inizio ad andare in giro per sartorie di mia spontanea volontà. La prima volta che ho capito che questo lavoro poteva diventare, se vogliamo, pardon, questa passione poteva diventare un lavoro, è stato i primi anni del blog. Io, insomma, non era assolutamente profittevole il blog. Un sarto mi manda un pantalonaio, nello specifico, mi manda un messaggio su WhatsApp in Ok. piena notte perché lui era in Giappone a fare un trunk show, quegli eventi di vendita Sì, privati, certo. e mi dice: "Guarda, tu non sai.
cos'è successo? È arrivato un ragazzo qui all'evento che con sul telefono una foto tua con i pantaloni che io ti ho fatto e me li ha ordinati identici. Questa è stata forse la prima volta che io ho iniziato a capire che sì, io vedevo dei numeri, certo, ovviamente su Analytics, eccetera, sul sito di quanto dove era visto, eccetera, però non te ne accorgi. Così l'hai toccato con mano. Questo, esatto, certo. Qui è stata forse la prima volta che davvero ho detto, ah caspita, forse sta crescendo questa cosa e può diventare qualcosa di un po' più serio che un gioco, no? Qui non te lo aspettavi, ovviamente. Esatto. E come sei approdato? Perché io ricordo, ti ho conosciuto una serata di Omega, penso a una vendemmia qua, sì, a Milano, probabile, sì, dove io ti ho sempre appunto vissuto come esperto di sartoria, oltre che ovviamente persona con un grandissimo stile, però non avevo mai colto se tu fossi appassionato di orologi oppure no. Invece, conoscendoti meglio, ho scoperto di sì, a tratti quasi più passione. Di me. No, mai come te, però, perché tu hai una grandissima conoscenza, diciamo che tu puoi essere il me dell'orologeria. Speriamo, dai, speriamo. Te lo auguro. Ho ancora un po' di strada. No, però, come dire, la passione per l'orologeria è nata in realtà anche qui in itinere. Okay. Nel senso che io ero un po' di anni fa, se ti dovessi dire un grande appassionato, no, 7 anni fa avevo degli Omega di solo tempo, che tra l'altro oggi ti mostrerò, di mio nonno, okay, mio nonno, di solo tempo, dei Presi Master del 58, del 62, che poi ho fatto anche revisionare ad Omega, insomma, in casa madre, eccetera, in Svizzera, e ero solito, come dire, pubblicare i primi tempi, ricordo queste foto di questi orologi, insomma piccole cose, nel senso non c'era uno studio dietro, come okay, dire, con la cosa di raccontare il mondo dell'orologeria. Poi mi sono lentamente appassionato perché è arrivata praticamente un giorno, mi scrive l'ufficio stampa di Omega per conoscerci, perché vedeva che io pubblicavo sempre i loro orologi. Ed è nata un'amicizia, certo, e un rispetto professionale che durano da tanti anni, insomma. Quindi io poi mi sono appassionato al mondo Omega, e da lì poi in realtà ho voluto saperne sempre di più. Io poi sono così. Sì, quando sì, mi piace qualcosa devo arrivare al micro dettaglio e sapere tutto, arrivare fino in fondo. Mamma mia, l'ho notato. Ti ho lasciato questo... che sapevi di un orologio una sola referenza e 4 caratteristiche, ci siamo visti tipo la settimana dopo, sì, che sapevi tutto. Pazzesco, complimenti. 7 anni fa non sapevo, no, forse un po' di più, però comunque 10 anni fa non sapevo nemmeno la differenza tra un quadrante e una ghiera, figurati. Quindi, dai, adesso, caspita, non sono un esperto ovviamente come te, però no, però mamma mia, hai da insegnare. Insomma. Ti va se li vediamo? Assolutamente. Eccoci, ci siamo con tutti gli orologi. Allora, partiamo da questo che peraltro, devo dire la verità, mi ha lasciato stupito. Ha una storia? Sì, sono dei ragazzi, chiamiamoli così, svizzeri, che disegnano sulla pelle quello che, partendo da un'immagine, da una foto, da un'ispirazione, diciamo quello che tu desideri, e fanno appunto questi lavori sulla pelle in generale. Per me, che sono appassionato di orologeria, hanno pensato di fare appunto una custodia per orologi. Questo è un ritratto che mi ha fatto un bravissimo fotografo, esatto, col Foyce, esatto, un bravissimo fotografo coreano in occasione di uno shooting per una rivista che è Drake. Ah, caspita. Quindi, insomma, siccome mi piaceva molto questo ritratto, loro me l'hanno dipinto a mano, penso, questo è tutto dipinto a mano, non è stampato, su questa custodia. Molto bello. Sì. Indossi il Foyce anche qua? Sì, eccolo qua. Foyce, che è esatto, il primo. Vedo sicuramente una tendenza in questo caso a orologi generalmente sportivi, come mai? Sì, mi è sempre piaciuto l'orologio, insomma, un po' più sportivo. Poi è chiaro, magari ho avuto anche, come dire, orologi un po' più classici, sicuramente ce ne sono anche un po' più di classici, certo, anche adesso in collezione, però Omega è, per me è il primo amore, quindi dico sempre così. Questo in particolare ha una bellissima storia, perché è stato il primo orologio che io ho acquistato quando appena il blog è iniziato a diventare profittevole, diciamo, certo, perché per 2 anni, ricordo, l'attività non era assolutamente inutile, e, insomma, chiaro, e quindi chiaro, era chiaro, tutto un investimento. E quindi io, siccome avevo il pallino dello Speedmaster, ho comprato il First Omega in Space,
l'edizione Wally-Schirra, soprattutto perché la cassa simmetrica da 39 mm a mio parere si adattava ancora meglio al mio polso, insomma. Assolutamente, quindi, sì. E poi lo adoro, mi ha accompagnato in tantissimi viaggi, in moto soprattutto, insomma. Lo vediamo spesso, esatto, sul tuo Instagram. Esatto. Super. E vabbè, giustamente Omega è un po' il leitmotiv della collezione, esatto, anche al tuo polso. Esatto, il Globemaster mi piace tantissimo per il quadrante Paipan, la ghiera zigrinata, insomma, le dimensioni della cassa, insomma, il cinturino allegatore, la chiusura deployant, insomma, moderno, assolutamente molto, sì. Molto, molto bello. Poi, insomma, fondello aperto. Con, certo, insomma, bellissima la molto medaglietta. Bello, sì, molto bello, sì, con sì, le sì, otto sì. stelle che rappresentano gli otto record di Omega, insomma. Certo. Quindi qua abbiamo studiato. Assolutamente, assolutamente sì. Beh, dai, vedo un bellissimo line-up. Ovviamente non può mancare nel sì, gentiluomo sì, contemporaneo questo è stato, anche il sì. mitico. 3710 mi piace perché è molto, molto sottile, mi piace perché non lo voleva nessuno, Vero, vero. era considerato quasi un brutto anatroccolo, questi Assolutamente. numeri romani, questa Esatto. riserva di carica decentrata tra le 11 e le 12, insomma, a me queste cose Al un suo po', carattere, al esatto, suo piace carattere, perché è un po' assolutamente. diverso dal solito, per Apprezzo un me. sacco, infatti, collezione comunque di carattere, perché insomma si spazia parecchio tra appunto. Sì, poi vedo una novità in particolare. Lo speed nuovo con il Dotto Over 90, che so che apprezzi, ho visto Adoro, recentemente. adoro. Insomma, questa è un'icona, insomma, anche se, come dire, la cassa è un po' più grande, eccetera, ma sono riusciti riducendo l'altezza, secondo me, a rendere una proporzione proprio perfetta. Poi, Sì, insomma, anche la clasp ma nuova poi secondo me è questo, molto il bella. nuovo Sì, cinturino è stupendo, secondo me, è stupendo. parecchio, Quindi, parecchio, sono d'accordo. bellissimo, bellissimo. Hanno fatto un lavoro fantastico con questo nuovo cinturino. Quindi. E poi io adoro in realtà il mio Seamaster Acquaterra con questo quadrante tech blu, insomma, vedi che è tech Certo. orizzontale, anche lui, insomma, dietro fondello Sì. aperto, insomma, è un acciaio misto con oro Cosa ne sedna. pensi del mix di metalli? Lo apprezzi? Ok. Qui mi piace molto, sul mio Seamaster Acquaterra mi piace moltissimo, io lo trovo bellissimo questo orologio e poi mi sta sul polso Sì, veste molto perfettamente, bene, veste veste molto bene. perfettamente Sempre sul con l'ansa polso. elica come lo speed, Sì, piacevole, molto molto piacevole. bello, molto molto Beh, dai. bello, quindi insomma questo è un po' e poi ovviamente c'è un discorso un po' più, questi sono i miei Classico, famosi certo. Omega del nonno e poi dei Che bello. classici, Vedo bene, blu. sì, questo è il Tribute. Caspita, Questo è il molto tribute, bello, di quindi gran gusto. grazie. Questo è il tribute. Montava originariamente un cinturino Casa Faiano di questa Sì. azienda argentina, che io amo, che sono specializzati in realtà nella manifattura di calzature, specialmente per equitazione. Quindi loro hanno realizzato per Gilles Lecoultre questi cinturini. Certo. Poi ci ho montato in realtà il cinturino alligatore per renderlo un po' più dressy e poi questo sì, esatto, Giustamente, cioè questo font molto, molto personalizzato. secondo me coevo Sì. con l'identità dell'orologio, no? Perché è un font molto Art Nouveau ed è, come dire, ispirato quindi proprio all'identità del reverso, insomma, Assolutamente sì. E perché la data? 13.03? è l'anno in cui è il mio compleanno del 2020, quindi insomma è l'anno in cui ho deciso di far applicare queste, che poi è Fatto l'anno della bene. pandemia, quindi Sì, sembra esatto. quasi che lo. Quasi celebrativo della Esatto. pandemia. Cosa ne pensi degli orologi di forma in generale? Li preferisci? Come Sì, ti trovi? mi piacciono moltissimo. Insomma, ecco, nel caso del reverso, questo è un large. Ok. Ed è ok secondo me perché è un monoface. Sì. Invece il medium è a mio parere, essendo duo face, va bene perché è medium. Se Ok. fosse large Large duo face, sarebbe a mio parere troppo, diventerebbe troppo spesso, alto per il certo. mio. Infatti, questo è un duo face, questo ha entrambi i lati, il bianco e il nero, però è un medium, Questo lo immagino capito? nelle serate un po' Sì, più particolari. esatto. E questo è esatto, con un cinturino nero, piuttosto che l'allegatore verde, il cinturino nero, il quadrante nero, di sera è assolutamente Meraviglia. perfetto, andrebbe benissimo anche con una serata, insomma, black tie, eccetera, anche se Certo. poi l'etichetta vorrebbe che col black tie, insomma, il gentiluomo non indossi nessun segnatempo.
Lo sì, sapevo, ma veramente? Questa è una cosa un po' da 800, però... Come mai? Perché... Con la tua tasca? Se tu, no, perché se tu sei invitato ad un evento, è come se, si dice almeno, è come se tu non vedessi l'ora di andartene, se tu hai l'orologio è come se dovessi stare attento, capisci, che, a che ora si è fatta, perché te ne vuoi andare, eccetera. Invece quindi, per goderti, se sei invitato a una serata del Black Tie, dovresti... Non è vero, esatto. Ma questa, ripeto, è una cosa un po' da... molto datata, insomma. No, però, grazie, è una storia che veramente non sapevo. E dove vedi? Io lo metto sempre quello col black tie, quindi, quale metti? Sì. Ma in genere anche questo semplicissimo, okay. Questo quadrante che ovviamente bello. Cioè, che ha una bella patina con questi 12-39 romani, bello. Esatto. Questo cinturone nero, magari questo qui è un po' più vintage, lo rende sì. Un po' più sportivo, eccetera. Esatto. È un Cordovan in realtà, certo. Quindi uno shell Cordovan, una bella pelle, però questo secondo me anche potrebbe, senza magari questo dettaglio del puntino qui, prestarsi perfettamente. Assolutamente sì. Anche questo ci cambia un cinturino, lo metti nero, è perfetto, insomma. Poi ormai, come dire, tu mi insegni, però... Ormai lo sportivo è entrato un po' anche nel mondo del formale. Assolutamente, no? Sì, insomma, assolutamente sì, ma non pensavo di trovarlo anche nella tua collezione, tutta questa invece sì. Presenza di sportivi. C'è un lato di Fabio che non conosciamo. Visto. E dove vedi l'orologeria nei prossimi anni? Come... Bella domanda. Bella domanda, sì, sì, potrebbero rifarmela, non saprei benissimo cosa, esatto, rispondere. Esatto, da $1 milioni. Assolutamente. Ma tra i giovani, nel senso, come la stai vivendo su di te? Perché appunto ti ho visto appassionarti tantissimo, sì. Lo vedo anche su tanti ragazzi comunque affini, a cui piace l'eleganza e così. Pensi che sia un trend che sta prendendo luogo anche tra i giovani, soprattutto quello magari di un orologio più classico? Assolutamente. Allora, in generale la speculazione sul mondo dell'orologeria forse fa un po' male al settore, sì. In sé. Però dall'altro lato, magari, se vogliamo, avvicina anche altre persone, certo. Al mondo dell'orologeria, che magari comprano per speculare e poi magari si innamorano. Mi auguro. Sì, dovrebbe capitare. In generale nel mondo dell'orologeria c'è bisogno di identità, così come nel mondo della sartoria. E c'è, se vogliamo, un po' di paura di rischiare. Sì, molti diciamo, hanno il loro modello iconico e fanno e il competitivo vogliono, ogni anno, certo. Un po' come, ma un po' dovunque, se ci pensi anche nel mondo dell'automotive può essere così. Quindi insomma, secondo me ultimamente alcuni brand stanno facendo un ottimo lavoro. Il mio amico Fabrizio Bonamassa Sigliani per Bulgari ha fatto un ottimo lavoro con l'Octo. E poi insomma ci sono tanti altri brand che stanno cercando di fare qualcosina in più, venendo incontro ai loro clienti, alle richieste, secondo me, al di fuori o al di là, ecco, di quelle che sono le loro referenze iconiche. Ok, grazie. Fabio, io ti ringrazio per essere stato con me, abbiamo scoperto un attimo la tua collezione, ci sarà magari tra qualche anno una seconda puntata con l'update. Ci auguriamo. E nulla, in bocca al lupo, grazie ancora. Crepi il lupo, in bocca al lupo anche a te. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao.